Zombie apocalypse. Sto tagliando sto cipolla, è una cosa incredibile. Non è capito come devi fare. Scusi. Per farlo tu? No, lo fai tu. No, non mai. Non devo fare di del tavolo. Sì, tu, o lo fai tu o lo faccio io, scusa. Fallo tu, dai. Fallo tu. Lo stai facendo tu, scusa. Hai detto che lo vuoi fare tu? Sì, ma non va bene. Taglia fine, taglia fine. Tienilo con una mano, poi tagli. Ah, che bellino. No, e non fa nulla, tanto poi li taglio tutti piano piano una volta il taglio. Voglio che mi a questa distanza per non finire. Capito una cosa che vuoi? Non voglio di piangere. Adesso vuoi via. Quanto è congelata questa cosa qui? Un po' grossi te davano in mente, da. Non va bene comunque. Si lo mette so. Prima la cipolla, l'olio c'è, chiudi tutti che si cosa. Aspetta che separo un po',
il coso, la cipolla come si chiama? Dalla carota al sedano, capisci? Le separo un po'. Un po' qua, questo. Le separate. Mamma mia. Metto dentro adesso, vero? Avvicina e con la cosa ce lo metti. Prendi tutto. State qua. È andata liscia come l'olio, come mi aspettavo io. Ora mettila quello di giù. Mettila quello di dietro, la pentola. Sì, lo so, ora sta. No, la devi sbriciolare di più. E la sto sbriciolando. La
asciugamano. Ho preso l'asciugamano, sì, bravissima. Aspetta a me, se trovo la giornata di... Ah, ecco, l'ho visto. Sembrava essere. Sì, è vero. Ci sto provando. Come? Cosa? Sì, sì, o no? Certo che l'ho presa. Ci ho preso la presina, no? La presina. E io... della salsiccia, non la conosco la buccia. No, questo è questo. Questo è la pulita che sto con te. La buccia è fina quando ti fa bene. Sì, sì, la più, sì. Sta rosolando la salsiccia. Sta rosolando la salsiccia. Ora metto la carota e lo sedano. Hai capito? Non so che se riesco di non fare ulteriori danni nell'altro. Ok, ho fatto la fede di loro. Mamma mia, fa male, ma posso ragionare questo qui? Devo cambiare braccio. Quanti chiusioni? Posto lungo, molto bene. Devo stare attenta a non ostinarmi, anche no, grazie.
Nel frattempo io l'ho sempre allontanata, molto bene, vabbè. Forse è andata a pulire il cesto della lunghezza, ma vabbè, dettagli. Ok. Oh no, vieni qua un attimo, portati. Quando era arrivato, spingi se non sai cosa fare. Sì, 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 stai. Non andare lì. E io... Ah, qui c'è la... Ah, me l'ho pure dimenticato, pensiamo un po'. Doveva essere più a buon posto lì, non la so di bruciare. Sta attenta, sì, sì, sto attenta. Non su, appena sarà lo metto, va? Sì, sì, giusto, giusto. Facciamo gli gnocchi con la salsiccia. Sì, sì. Gli occhi c'è il vino, va bene? Sono buonissimi, lo sento. Sono squisiti, molto squisiti. Continuo a tirare se non si attacca. Il sugo? Tanto pulire e io faccio Thank you.
questa, polpa di pomodoro a pezzetti, delizia dal sole questa, ragazza, vedete? Ora l'acqua di corsa, se non si brucia tutto, no? Contentare, che non fa dei sorti video così.
dentro un sacchettino di plastica che si trasparente. Fa per bollire. Tanto bolle, coperti. Sì. Lo zucchero l'hai messo? No, ma lo devi mettere tu. No, lo metto io. A vicino. Sì, sì, sì. Zucchero, perché se no è rancido, se no è acido. Ragazzuole mie, è un po' buio qua, non capisco il perché è buio, ma vabbè, forse devo accendere più luci, ecco infatti, ma va, perché altrimenti non si vede una fava, ma vabbè, dettagli. Adesso devo chiudere la finestra qua perché vi voglio ringraziare innanzitutto per quanti vi state iscrivendo al mio canale YouTube e anche perché grazie di cuore che tutti mi state taggando su YouTube. Non è un vanto, ragazze, ci tengo a precisarlo che non è un vanto. Però ci tenevo anche a dire, scusate il letto disfatto, ma non avevo voglia di farlo e quindi vabbè, dettagli, niente. Adesso chiudo la finestra qui. E niente, praticamente sono qui e sto cercando di girarvi da prima questo video di cucina. Me ne sono venuta qui nella location camera mia perché, come dire, tra mezz'ora dovrò vedere come il sugo, sperando che esca bene, che non esca una schifezza unica, perché è di nuovo la seconda volta che riprovo a fare il sugo, mi esce buono, ma non sempre mi esce buono, quindi devo vedere un po' se stavolta riesco a farlo uscire buono. Oddio, io non so, mi vedo gialla, o mi sbaglio io o mi vedo gialla, boh, vabbè, niente, vedrò nell'editing se aggiustare qualcosa o meno. Comunque, niente, sto video sta venendo piuttosto lunghetto, ma è anche un video tra chiacchiericcio e video come faccio il sugo e soprattutto come sarà la pasta col sugo, il pastacellino più il sugo con la salsiccia. A dopo. E nulla, vi stavo dicendo praticamente che vi ringrazio di cuore per quanto vi state, per quanto, no, quanti o quanto, vabbè, per quanto vi state, mi state taggando su YouTube, anche per le palette, non so se mi avete taggato o meno, ma mi sembra di aver capito che le Martinos abbiano taggato tantissime ragazze e anche a sua volta hanno lasciato libero il tag di chiunque volesse farlo. Io ovviamente le citerò in ogni video che farò da qui in avanti, forse mi sa che le cito anche nel video dove fanno, dove hanno fatto appunto video tag le palette, le mie palette preferite, le mie palette, adesso non mi ricordo video tag come. In ogni caso, dopo questo video, se riesco, dopo il montaggio vi monto anche, cioè vi registro anche l'altro video tag, vediamo un po' cosa riesco a fare, non ne ho idea, vediamo. E niente, che dire,
Nulla, io adesso, vabbè, adesso come si suol dire, c'è alle fate che rimangiarlo con Camilla Jovovich. E poi, che dire? Ah, non so se l'avete visto all'inizio del video di cucina che di oggi, di come faccio il sugo con la salsiccia. Scusate se sono un po' confusionaria, ma vabbè, prendetemi così come sono. Allora, ho tagliucciato bene bene la cipolla, bene bene si fa per dire perché l'ho tagliata la buona. Ho tagliato le carotine, le carote surgelate, ragazze, perché noi facciamo tutto, ci prepariamo ben tutto dal giorno prima, poi le surgeliamo, sia sedano, carote e tutto quanto, e poi le tagliamo quando dobbiamo fare il sugo insieme alla cipolla. Poi, ultimo passaggio, ovviamente io ho preso, ultimo no, vabbè, comunque. Ho tagliato la cipolla, non la cipolla, scusate, la salsiccia in due, in una parte così, in tutta dritta, e dopodiché ho tolto la parte della buccia. Dalla buccia l'ho sminuzzata tutta quanta e buttata tutta dentro alla pentola dove c'era la pentola a pressione dove c'era la cipolla con l'olio e basta. L'ho fatta rosolare per bene. E alla fine indorare per bene, e dopodiché ho messo del sugo. Ho messo il sugo che avete già visto lì, della polpa delizia di pomodori dal sole, ricordatevelo. Vabbè, non importante, comunque, per chi volesse sapere la marca, io l'ho detta, dell'Eurospin, sugo dell'Eurospin. E poi vi dico in velocità perché poi se non vorrei che passasse mezz'ora troppo in fretta, quindi nel frattempo vi dico tutto. E nel frattempo appunto ho messo del sugo, no, sì, sugo l'ho messo, poi ho messo zucchero e tanto gli ingredienti ve li dico nell'info box, non vi preoccupate se vi dico tutto in fretta. Sugo, zucchero, basilico e una fogliolina d'alloro, va bene? Punto. Vabbè, lo zucchero l'ho messo per ultimo, non ci fate caso, però ognuno lo può mettere anche insieme al sugo. Prima, mentre sta mettendo il sugo, dopo il sugo può infilarci anche lo zucchero. Come seconda opzione, ultima opzione, opzione, ultima scelta, appunto, il basilico e la, come dire, sono veramente, ah sì, il foglio d'alloro, il basilico e basta. E poi fa bollire il sugo, vabbè, si sanno le solite passaggi del sugo come va fatto. A parte se uno non sa la salsiccia, guarda i tutorial online, non proprio, se volete vedere il mio, guardatelo, ma non mi sento ad esempio. Ma vabbè, dettagli. Adesso guardo a che ora sono perché non mi ricordo. Allora, le 17:38. Non credo che siano passate mezz'ora, ma vediamo. E io rieccoci. No, 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 non è avvicinato fa nulla troppo. Secondo me va benissimo. Mamma mia, che buono. Ascolta, no, io da qui non ti sento e tu non senti a me. Vieni, accostati, perché se no in due non ci sentiamo. C'è la ventola, io non ti intendo bene. Vieni qua a vedere, accostati. Mamma mia, sto scendendo un profumino che non ti dico. Stanca, bollire dell'acqua. Come? Tosta. Hai visto? E tanto stia anche tutto carino. E si vive tosta. Cosa fai con la scaldo. Non la mettiamo già. Scaldare l'acqua per essere quasi quasi le metto
coperchio della pentola a pressione, così ammorbia prima. Dobbiamo stare attenti però che non si attacca. Sì, sì, sì. Se non sentiamo il sibilo da là. La pentola così e ci vuole questo. Sì, ma dobbiamo sentire. Sì, 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 giusto, hai ragione. Perché sennò così non si può. Spegni la pentola. Sì, spegno. E se la sala va. Lasciamo che serve. Ed eccomi qua. Allora, sono tornata, nel senso però che ancora non è pronto il sugo, ma vabbè, tanto ancora qui ore sono, per tanto per darsi un'idea. Sono le 5:40:45, quindi non è ancora ora di pranzare, sì, ciao, sono già domani, voglio dire, sono già ancora presto perché sì, qui da noi come in tutto il resto d'Italia penso che si pranzi più tardi, ovvero tra le 8 e le 9 di sera più o meno. C'è chi va al lavoro, c'è chi torna dal lavoro, c'è chi è in casa quasi tutto il giorno come me, ma vabbè, dettaglio, che si fa una bella passeggiata e torna un po' tardi dalla passeggiata. Questi sono piccoli dettagliucci della vita nostra quotidiana, non solo degli youtuber come noi, ma anche della gente normale come credo che siamo noi. E nulla ragazzi, intanto mi stavo mettendo le gocce in collirio, ne ho approfittato a mettermi in collirio degli occhi e niente, questo è quanto. Quindi se sentite rumori, non ho messo il microfono che vedete ovviamente, ops, mi stavo cadendo, questo qua è il microfono, ma non ci penso neanche a mettermelo perché tanto vabbè. Cucinando, che ho anche il grembiulino, non so se si nota, ho il grembiule, quindi non per il caso di mettere il microfono, lo metto solo se devo fare Get Ready With Me, per non sentirsi rumori o anche per fare video ASMR, cosa che ho intenzione di fare in questi giorni, video ASMR e nulla. Quindi video svuota la spesa, appena posso continueranno anche video svuota la spesa, e proseguiranno anche i video vlog come ho appena detto nell'altro video di prima, quindi aspettatevi che pubblico questo video, che non so manco quando lo monterò perché non so neanche se riuscirò a montarlo visto il video lungo che sta avvenendo e non lo so quando riuscirò a caricare questo video, boh, non ne ho idea, mi sa tanto che devo scaricare come mi ha detto Paolo Soru, ovvero Paolo Channel si chiama così, sì. Dal canale Paolo Channel devo sì, scusami Paolo Channel se ti ho detto il nome, ma non sapevo se ti chiami così o no, ma perché ti chiami così, vero? Sì, ti chiami così, ti chiami, sì. Allora caro Paolo, sappi che i tuoi video li vedo una volta ogni tanto, ma li vedo, non riesco a vederli tutti per intero, ma qualche volta riesco a vederli tutti per intero. Quindi ragazze mie, cosa dirvi di bello? Praticamente mi stavo dimenticando cosa volevo dire. Ah sì, che da Paolo ho visto che fa un sacco di video mukbang, video svuota la spesa, perché lui abita in Germania, lo sappiamo tutti che abita in Germania, perché no? Sì, fa video mukbang, video svuota la spesa, video... non credo sia abbia fatto video ASMR, mai, no. Comunque, ci tengo a nominare questo mio video, Paolo Channel, Ivana Quartuccio Ruggero. Ah, mi ha consigliato, appunto, vi stavo dicendo di Paolo Channel, un'app per editare video se non ci stanno nel KineMaster. Appunto, volevo editare video con Power Director, perché a questo punto non vedo opzioni migliori per poter montare un video stralungo una quaresima come questo di oggi, ma vabbè, dettagli. E nel frattempo vi stavo a dire che Paolo Channel, tante grazie di cuore e un abbraccio forte virtuale, che finalmente sto riuscendo a fare più video dal solito, perché tante volte mi fermo uno, due, anche massimo tre, massimo tre giorni, e quindi nulla, sono felicissima di continuare a fare questi video. Vabbè, a parte le
le cose che sto dicendo fino adesso, il discorso che sto facendo, questo è il mio grembiule, non so quanto si possa vedere, questo è tutto il mio grembiule, vedete, ecco qua, nulla di che, però è un semplice grembiule che ho per cucinare quando mi va a me. Non sempre cucino io, il più delle volte cucina mia nonna. Comunque, se volete sapere, ti hai lavato le mani per cucinare tutto il resto? Sì, ho le mani belle lavate, grazie a Dio ho le mani belle lavate. Non c'è bisogno che me lo chiediate, ma se volete chiedere vi rispondo sì, ho lavato le mani, ovviamente, per cucinare. Ci mancherebbe altro, altrimenti non potrei cucinare con le mani tutte zozze, come si dice in Sardegna, zaccadose, anche no. Quindi mi ho lavato le mani, ovviamente, e niente. Quindi, nulla. Domani continuerò anche i video, se riesco, di pulizia, perché non è detto, e basta. Poi verso le 8 comincio a cucinare, a bollire la pasta, e per ultimo vi farò una foto di come ho messo la, come dire, sì, vabbè, buonanotte, mi stavo dimenticando, ah sì, la pasta non cellino, vabbè, non per forza cellino, vi stavo, volevo già annunciare, ribadire, che se non sarà cellino sarà un altro tipo di pasta, se non saranno gnocchi saranno orecchiette, se non saranno orecchiette saranno come si chiama quella pasta, rigate lì, non lo so, vabbè, qualsiasi pasta sia. Spero che il video vi sia piaciuto, il video sugo con la salsiccia, perché un profumino sta venendo fuori che non avete idea voi del profumo, ma scommetto che voi in casa vostra fate il sugo con la salsiccia, ma sì, dai, via. E niente, già questo video verrà stralungo, ma non importa, perché tanto, anche se lo guardano poche persone, non mi voglio troppo focalizzare e fissare troppo con le visualizzazioni, tanto ho notato che da FaVJ anche da lui sono diminuite le visualizzazioni, proprio drasticamente, allucinantemente. Scusami FaVJ se ti nomino, ma non vedrai mai questo video, ma pazienza. Quindi non lo so, ragazze, a sto punto dico che è strano che anche da FaVJ sono calate le visualizzazioni proprio di colpo, ma lui ha detto che non è colpa sua, come non è colpa di altri, di tutta YouTube Italia. Anche in America stanno calando le visual, caso strano, ma vabbè, sì, non è, va bene per niente, va bene un acciderboli, come diceva stessa cosa FaVJ, non va bene a nessuno, ma purtroppo, vogliamo o non vogliamo, YouTube ci sta scocciando, ma vabbè. Continuiamo per la nostra strada, continuiamo a fare video, continuiamo a piacere, la nostra passione di fare video, a montare video e darvi contenuti che vi possono piacere, ma che vi piacciono fare anche noi, soprattutto noi YouTuber, ovviamente. E per quanto riguarda invece i video, che ne so, mukbang, proverò qualche volta a farli, video mukbang, non so come verranno, ma ci voglio provare. Non so ma cosa ne uscirà fuori da questo da questi video che voglio fare mukbang, ma ho visto che video mukbang vanno di moda quest'anno, vabbè, non dico di moda per me, ma per gli altri, perché su YouTube spopolano da morire i video mukbang, come ASMR, svuota la spesa, video Primark, video haul di Primark, video Sephora Beauty, video, vabbè, di ogni tipo, vabbè, non sto lì a precisare di cosa, perché ci siamo capiti, io penso. Poi, aspettate che guardo che sono, un attimo solo, sono le 17:53, andiamo, beh, come dicevo, quel detto lì, quella battuta della nonna di Carlo Bertone, vabbè, andiamo, beh, già. E niente, allora, questo non sa che non lo chiamerò video di cucina solo, ma farò video vlog, speriamo ci vada tutto bene e speriamo che vi piaccia questo video, non so, vabbè, non trovo ancora il titolo, ragazzi, non ho idea, vediamo che titolo potrò mettere, no, ne ho veramente la più pallida, ce la posso fare idea, ma vabbè, nulla. Nel frattempo qua stavo pensando di attaccare il microfono, ma non ho voglia, quindi vabbè, dettagli,
No, no, non perché non mi va di mettere un bel audio che non si senta nulla dei rumori che possano infastidire, ma oggi è un video piuttosto tranquillo e lo modifico senza tagliare nulla, lascio così com'è. Vabbè, tagliare non taglio nulla, però almeno metto un po' di musica, sempre se riesco, non è detto. Già. E niente. Se lo vedrete in modalità bassa, vuol dire che sono riuscita a metterlo su KineMaster, va bene, ragazze? Speriamo. Nel frattempo mi voglio sempre guardare perché sono ossessionata dall'orario, chissà perché. Sono le 17:55. Sì, mi state capendo bene. Capendo. Mi state capendo bene. Avete letto nel mio pensiero, forse? Che ho già fame, ma quando avrete questo video, quando avrete visto. Aiuto, posso parlare bene? Ce la posso fare? Quando avrete visto. Niente. Io non so cosa mi prende. Quando vedrete questo video. Ah, finalmente. Quando vedrete questo video, finalmente avrò mangiato. Perché sinceramente sta uscendo un sugo con i fiocchi. Buonissimo. Vabbè. Adesso non voglio urlarlo troppo forte. Perché non vorrei che poi si attaccasse la pentola. Quindi a dopo. Eccomi qua, bene. Allora, non è ancora giunta l'ora di mangiare, ovvero di mangiare pasta al sugo con la salsiccia, ma non importa. Se mi ricordo di fare una foto della pasta, perché per il momento non se ne parla di mangiare, prima di tutto ancora non è ora. E poi, seconda cosa, la ricetta già ve la metto nell'info box. Su Instagram posterò, come anche qua su YouTube, la, come dire, la ricetta del sugo con la salsiccia, ok? Nulla di tutto ciò. Comunque, questo deve essere un video vlog che riccio come faccio il sugo con la salsiccia. Spero che tutto questo video vlog lungo una quaresima, aiuto, vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto, vi abbia fatto abbastanza compagnia. Scusatemi, di andare e venire, ovvero via vai del video vlog, ma dovevo anche controllare che non si attaccasse il sugo nella pentola a pressione, perché non è, non, come dire, non funziona granché bene la pentola a pressione, quindi ho dovuto fare varie manovre insieme a mia nonna, aiutarla ad aprire la pentola a pressione e fare in modo che non si bruciasse il sugo. Poi, vabbè, non sto lì a farvi troppi dettagli di quello che è successo con la pentola a pressione, ma per fortuna era tutto nel migliore dei modi. No, non ci siamo né bruciate nulla, non pensate male, è andato tutto nel migliore dei modi, è andato tutto liscio come l'olio e niente, tutto là a posto. Comunque non mangio adesso perché non me la sento. Sarà per il prossimo video mukbang che mangerò qualche cosa, non so ancora cosa, ma mi inventerò qualche cosina. Magari farò un video assaggi, non ne ho idea. Forse quest'estate, se non vado al mare, qualche volta farò mukbang, non mukbang, sì, vabbè, ciao, video assaggi. Se no, vorrà dire che lo farò quando sono solo a casa, che mia nonna va alla spesa, oppure quando siamo tornati alla spesa. Prima faccio video sulla spesa con mia nonna, ovviamente parlerà lei, e poi dopo il video sulla spesa farò video assaggi, altrimenti farò direttamente il mukbang, incluso con l'assaggio, assaggerò in diretta con voi. Se mi è piaciuto il mukbang, se mi è piaciuto il cibo o meno. Comunque, in casa mia è sempre tutto buono, quasi tutto buono, perché il più delle volte ci sono piatti che non mi piacciono, ma vabbè, quello che passa al convento mi tocca a mangiare per forza, come so dire qui in Sardegna, a mangiare per forza. Quindi, nulla ragazze, questo era tutto. Scusatemi se sono, come si dice qua in Sardegna, in pannello, che vuol dire in grembriule. Però questo è questo, vi beccate. E nulla. Se vi sentite tra rumori strani di gola, ma non solo, di trachea, posso dire, non so se ho detto la stessa cosa o meno, ma per resumo di sì. Comunque, stavo appena masticando, cioè, brutto da dire, vabbè, stavo appena mangiando, mangiucchiando, stuzzicando due fette di cracker e vabbè. Nulla mi ha fatto, mi ha preso un po' di fame, uno spezzafame mi ha preso, perché se no, se mangio un pacco intero di cracker non mi rimane
il giusto posticino per la pasta con il sugo al salsiccio. Comunque niente, vi ricordo, guardate l'info box se riesco, vi metto tutta la ricetta del, vabbè, quella mini ricetta di come ho fatto il sugo con la salsiccia, ok? E niente, vi metterò anche il link nelle schede di informazione dell'altro video, e anche guardate il video dei miei progetti su YouTube, lo metterò tra i consigliati qua. Non so se sia di qua o di qua, perché sia di qua, comunque vada, ad ogni modo vi metto il link delle informazioni di ogni video che faccio e anche dei miei progetti di YouTube e non solo. Comunque tutti i link sono nell'info box, i miei social, nomi dei miei social, perché non so se riuscirò a mettere il link, ma qualcosina li metterò. Comunque, un bacio. Se vi è piaciuto il video, non l'ho detto all'inizio perché stavo facendo altre cose, cioè stavo incominciando a tagliare la verdura per fare il sugo, e ve lo dico già da adesso, alla fine, sempre se l'avete guardato tutto, se no, amen, pace, amen, non importa. Non muore nessuno, non muore nessuno. Mettete un bel like di supporto, un commentino, iscrivetevi, fate la ventanella, grazie ancora, grazie. Grazie, grazie ancora di cuore. Un abbraccio virtuale. Che dire? Controllavo se arrivava mia nonna. Non perché non voglio che venga, perché se viene voglio che saluto a voi, perché veramente l'estate a cuore. Perché non sto dicendo una bugia, è la verità. L'estate a cuore, in quanto le piace che guardate i suoi video su Vuota la Spesa. Anzi, i nostri video su Vuota la Spesa, perché lei parla e io sono dietro la camera che monto, cioè che registro per lei, cioè io faccio da cameraman per lei. Vabbè, dettagli, queste sono tutte cose che non c'entrano niente, vabbè, nulla, così tanto per farvi sapere che sono io quello dietro che le registro il video e poi lo monto, come faccio con i miei d'altronde. Comunque mi diverto a fare questi video, come mi diverto a montare video e tutto quello che c'è dietro a ogni video che si registra come un youtuber. Niente, seguitemi su Instagram, non vi dico più come mi chiamo, tanto ormai lo sapete. Se chi è nuovo troverà, ovviamente cliccate con il menu a tendina youtuber Melania trattino qua sotto, cliccate col menu a tendina, non ve lo dico più, ve l'ho detto una volta e non lo ripeto più. Ciao, buona vita a tutte, perché dopo ho un video tag da fare, se riesco, non lo so. Ciao. Zombie apocalypse.